Mercoledì 28 novembre, presso il Seminario Metropolitano di Salerno, si è tenuta l'inaugurazione dell'anno accademico per l'Istituto Teologico Salernitano e per l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo. A tenere la prolusione il Monsignor Orazio Piazza, vescovo di Sessarunca, che si è intrattenuto sul tema «La Chiesa in cammino, discernere i segni dei tempi». L'inaugurazione è un momento importante, tra l'altro la facciamo insieme all'Istituto Teologico Salernitano per dire che due realtà, una più rivolta verso i seminaristi e i futuri sacerdoti, una più rivolta verso i laici, però camminano insieme e testimoniano insieme la stessa fede in Gesù Cristo. La consegna con i nuovi responsabili indica pure una grande eredità che si riceve e anche un impegno forte per poter far diventare questo polo universitario teologico un momento fondamentale di crescita sia per il clero futuro sia anche per i laici. Il bilancio è positivo anche perché la dimensione comunionale, lo dirò fra poco, ci ha accompagnati, quindi nella comunione abbiamo prodotto anche scientificamente in sintonia con i vescovi e guardando i contesti della pastorale al quale tutto è finalizzato. La Chiesa ha bisogno di persone consapevoli della propria fede, ma soprattutto capaci di trasmetterla e ricontestualizzarla nei contesti di una cultura che subisce cambiamenti notevoli nel nostro tempo. Un'istituzione come questa che viviamo questa sera e che vive l'inizio dell'anno accademico è fondamentale perché sul territorio possa esserci quel valore aggiunto per leggere la realtà e rigenerarla verso il futuro.